Ciao ragazzi da Melix Gamer, ritrovati su questo nuovo gioco, prima puntata Man of Medan, e vediamo subito di cosa si tratta. Ed eccoci qua ragazzi, Man of Medan. Siamo su una nave. Iniziamo bene. Chi è questo Bruce Willis? E trasportiamo Bari. Sempre giochi felici. Si brinda, ma cosa non si sa. Dai, fenomeno, iniziamo a tornare verso la nave. Ma sì. Ehi, aspetta un attimo. Che c'è? A quanto pare il vecchio Charlie il Bello ha una piccola missione da compiere. Se sa combattere. Ehi, dammi una moneta. Perché? Devo scoprire il futuro. Iniziamo. Cosa mi aspetta, nonno? Ah, qua ci sono delle scelte da fare. Dimmi di mio figlio. Vorrei sapere qualcosa su mio figlio. Nel senso, crescerà forte e sano. Riuscirà a cavarsela. Che dobbiamo cercare? Ah, il bambù e il drago. Aspetta, che non vedo. Sembrerebbe un pesce. Sì, pesce. Secondo me. Che gioco è? Morte. Ehi, cosa? Ma che significa? Dimmi che significa! Che diamine, vecchio! Ehi, bello. Fammi provare, dai. Ah, sì? Pensi di farcela? Combattere? Certo. Hai qualche moneta? Inizio a segnarmeli. Ci faccio un giro. Dai, sono brava. Xie xie ni lai wan. Have a nice day.
stronzetta. Ehi, Chuck, meglio tornare alla nave. Sì. Rischiamo di restare a terra. Aspetta, voglio fargli un'ultima domanda. Dobbiamo rientrare ora, subito. Fatti aggiornati. Egoismo, avventatezza, altruismo, insicurezza. Qui. Torniamo a questa nave misteriosa. Mettetela nella 2! Nella stiva 2! Sento che cade. Gioco stranissimo, eh? Ancora non ho capito perché di tutto questo. Ehi, ehi! Dove sono i miei 50 centesimi? 50 centesimi? Quali 50 centesimi? Dai, non scherzare! Ehi! Sparisci, forza! Non provare a spingermi! Era quel liquido verde che usciva dalla bara? Questo deve essere il figlio, sicuramente. Ok, sì. E che fa? Ci muoviamo? Sì, possiamo muoverci. Hanno anche chiuso dentro i tasti per muoverci, sono una cosa oscena. Qui c'è qualcosa. Ma che cazzo? Prendila, te lo devo dire io, dai! Che sarebbe? Tu cazzo, cavoletto.
possiamo aprire la porta con la chiave? Certo che sì. Nulla di più semplice. Comunque, grafica ok, eh. Vai di là, Ciccio. Vai. Sì, la grafica, cioè i comandi sono abbastanza schifosi. Ehi, Charlie, a te com'è andata? Basta, voglio uscire da qui. Che diavolo succede da fuori? Ho sentito aerei e spari. Anch'io. E ho trovato un cadavere. Cosa? Nel reparto medico. Qualcosa non va. Filiamocela. Sì. D'accordo. Dai, Willy, stai fermo. Bambino, eh? Lo dico. È andato di lì proprio. Aspetta, aspetta che là c'è la porta illuminata. Ascolta, amico, amico mio, andiamo lì. Là, sembra ubriaco. Ehi, hey, Charlie, aiuto! Aiuto. Merda, no. Ah, oh. Sì, infatti. Qui si sta mettendo male. Salve. Vai pianino. Al diavolo, un altro morto. Che culo. Chi è il fortunato? Fortunello, chi è? Dai, non fare il pirla. Cosa fai? Ah, ecco, ma si può camminare più veloce. Senti, sono solo io o anche tu hai un pessimo presentimento? No, anch'io, veramente. Che razza di domanda è? Ti sembra forse lo stesso tipo? Senti bene. No, non ci voglio andare. Qui c'è un altro cadaverino. Ma come cammino? Charlie, vieni qui. Vieni qui. Mica mi è morto male. Tutti morti.
siamo neanche accorti. Vieni qui. Oddio, no! Charlie! Oh, bambino, chi sei? Bambino. Riconoscere. Oh cazzo. Oh cazzo. Ma no, ma no. No, stai calmo. No! No, un collasso cardiaco. Mi muore. La storia dei morti. Ragazzi, questa lagga nel frattempo, sale. E quindi questo, tutta quest'ansia era di audio e un'altra, capisco sempre meno. Salve. Salve lei. Questo qui
è il mio archivio. Bello. Anche il Requiem di sottofondo, molto bello. Possiamo sapere chi è lei? Buon uomo. Io sono il curatore. Ah. Il curatore di storie. Ah, beh. Storie d'amore e odio. Avidità e bellezza. Vita e morte. Okay. Storie come questa. Sì. Scriverò la storia che decideremo insieme di raccontare. Questa storia è scritta solo in parte. Ciascuno la completerà con le proprie scelte. Solo questo definirà se la sorte delle persone coinvolte continuerà ad essere buona o prenderà una piega meno felice. Tutti ci affidiamo alla nostra bussola morale per prendere una decisione. E dobbiamo accettarne le conseguenze, anche quando fatali. Ma non bisogna temere la morte, dopotutto essa è ineluttabile. È il prezzo da pagare per aver vissuto e arriva prima o poi, per tutti. Prima per te. Anche se nessuno ha tutta questa fretta di pagare. Appunto. Vero? Ti hanno sbagliato l'audio e la voce, tesoro. Come nella vita reale, le proprie azioni contano. E le nostre scelte si ripercuotono sugli altri. Continuerò a seguire i progressi della storia. Non è mia abitudine interferire, ma potrei anche pensare di offrire qualche suggerimento. Questo, per esempio. Ci sono immagini in questo mondo che possono mostrare scenari plausibili. Riuscendo a trovarle e a comprenderle, possono aiutare a prendere delle decisioni migliori. O dovrei dire decisioni che conducono agli esiti auspicati più fortemente. È tutto per ora, ma presto avremo l'opportunità di parlare ancora e di valutare insieme qualsiasi strada percorsa. D'accordo. O qualsiasi disastro causato. Con me sicuramente. Che ci mostra? Qua. Noi però, ragazzi, per il momento ci fermiamo qua. Questa è stata l'introduzione di questo gioco, Man of Medan, e quest'uomo ci ha spiegato che dovremo praticamente iniziare questa avventura, anzi scriverla questa avventura. Sceglieremo quindi delle cose da fare, prenderemo delle giuste decisioni, non lo so, ma con la mia esperienza sicuramente no. Vedremo nella prossima puntata quindi di cosa si tratta realmente. Adesso nel quadro finale abbiamo visto una barca, il mare e non lo so. Non so assolutamente che cosa c'entri la nave di prima e i personaggi di prima, ma sicuramente più avanti lo scopriremo. Per il momento ci fermiamo quindi e vi invito a lasciare un like e di guardare la prossima puntata. Ciao a tutti!